Eh sì, dopo le vacanze ricominciare a studiare e a lavorare è veramente difficile. Perché? Perché ci manca la motivazione? No, non è una questione di motivazione. I motivi li sappiamo, sappiamo perché dovremmo ricominciare a fare e che ci manca la voglia. La vuoi davvero una serie di soluzioni che anche io stamattina ho iniziato a utilizzare e che sono provate, hanno funzionato? Per prima cosa iniziamo a lavorare sul nostro stato fisico. Io per esempio l'ho fatto con la doccia fredda. Perché? Perché quando siamo immobili vuol dire che il nostro corpo, anche la nostra fisiologia, è in una certa situazione di immobilismo. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare questo immobilismo, o meglio, cambiare la fisiologia, cambiare come si sente il nostro corpo, come noi ci sentiamo in relazione al nostro corpo. La doccia fredda è solo uno degli esempi, dei modi per cambiare la fisiologia dell'organismo. Ti garantisco che dopo la doccia fredda la mattina sicuramente senti qualcosa di diverso dentro di te, e lì arriva il secondo passaggio da fare. Abbiamo parlato di immobilismo, quindi significa che dobbiamo cambiare anche qualcosa del nostro ambiente fisico. Se stiamo in un ambiente in cui tutto rimane immutato, anche noi tenderemo a rimanere immutati, a rimanere fermi come un gatto in autostrada, come dico sempre. E quindi cosa facciamo? Cambiamo qualcosa dell'ambiente. Io per esempio ho attaccato le tende in casa. Sembrerà una stupidaggine, ma il disordine fa stare bene. Il fatto di avere un ambiente circostante che è disordinato, che non è perfetto, non è impostato, ci spinge a muoverci, a sentire che anche noi siamo imperfetti, disordinati, e vogliamo muoverci verso l'ordine o comunque verso un obiettivo specifico. Certo, non è detto che queste due strategie siano subito utili e funzionali, però danno una grande mano. Quello che io dico da sempre, da tantissimo tempo, è che è utilissimo parlare, cioè prendere il telefono, chiamare un amico o un'amica e iniziare a parlare con loro di come ci sentiamo, perché probabilmente questo immobilismo, questo blocco che sentiamo è dovuto a una particolare emozione che non stiamo elaborando o che non abbiamo ancora elaborato. E chi è meglio di un amico o una persona cara per aiutarci a elaborarla, a capirla e quindi a andare oltre essa, come se fosse un muro da scavalcare o da aggirare. Le emozioni sono uno degli elementi di blocco più forti nell'essere umano. Come iniziamo a fare dei paragoni con gli altri, come ci sentiamo dei falliti, ci diciamo delle cose, diciamo non ce la farò, insomma le cose che diciamo a noi stessi dovrebbero essere sottoposte a una dieta della mente e dello spirito. Lo dico da tantissimi anni, è importante stare attenti a quello che ci diciamo, e questa è la quarta indicazione. Inizia una dieta e fai attenzione a quello che metti negli occhi, nelle orecchie, come se lo stessi ingerendo, perché quello poi lo elabori e quindi diventa parte di te. Se apri lo status di Facebook e inizi a leggere di persone che non hanno voglia di ricominciare a andare al lavoro o di ricominciare a studiare per gli esami universitari, è molto probabile che anche tu ti accompagnerai a loro. Ti sentirai in diritto di dire: beh, vedi, anche io non mi sento solo, non sono il solo che non ha voglia, quindi ho ragione di non avere voglia, quindi ho ragione di star fermo. E invece la nostra intenzione è ricominciare a muoverci. Le quattro regolette che ti ho dato sono delle regole per uscire dal dolore, dalla sofferenza, quindi ci spingiamo verso un risultato desiderato, che è quello di ricominciare a vivere, a funzionare, a perseguire gli obiettivi che ci siamo messi, oppure comunque a ricominciare a fare quello che preme, quello che è importante per noi. E va bene che usiamo questo tipo di motivazione, chiamiamola così, in un momento così di emergenza. Spero che userai bene queste quattro indicazioni, provale tutte e quattro, vediamo che succede, sicuramente avranno degli effetti. Scrivimi gli effetti nei commenti e se proprio non ce la fai, scrivimi e troveremo insieme una soluzione. Per il momento è tutto, ci vediamo nei prossimi video e ricorda sempre questa frase: noi non ci arrenderemo mai.